Due partite, due vittorie, sei gol, sei punti, dopo Firenze e dopo Madrid miglior risposta non ci poteva essere. Sì, era importante riprendere il nostro cammino, riuscire a fare delle vittorie in casa per poter stare vicini alla vetta. Adesso le abbiamo fatte e pensiamo alla prossima. Contro il Catania il risultato mai in discussione? No, siamo partiti bene, abbiamo iniziato a macinare subito il nostro gioco cercando di fare gol e chiudere la partita il più presto possibile. Siamo riusciti a fare due gol nel primo tempo e poi nel secondo tempo è stato tutto un po' più facile. In avvio di ripresa c'è stata un po' la sensazione che il Catania ci volesse provare, subito due conclusioni verso la nostra porta, a quel punto avete subito messo le cose in chiaro. Sì, sì, magari siamo partiti un po' rilassati, sapendo del vantaggio, però poi abbiamo capito che la partita non era finita, allora abbiamo accelerato un po'. Adesso Parma, sapendo che poi ci aspettano il Real Madrid e Napoli, come si trova la concentrazione a questo punto? Ma no, bisogna pensare alla partita di Parma perché è quella che viene prima e quindi bisogna affrontarla nel migliore dei modi cercando di fare il risultato. Torniamo per un attimo alla partita con il Catania, 4 gol, quale è più bello? Ma tutti belli, Mari, secondo è stato molto bello, però complimenti a tutti.